provo a mettere un rossetto che lo rompo, cioè dopo una volta, vabbè. Così sembra scurissimo, in realtà poi vi faccio vedere l'effetto sulle labbra, è meraviglioso. E vado prima a ripassare i contorni con lei. Io non capisco mai se la matita alle labbra la metto bene, onestamente. Cerco di non andare fuori il contorno perché a me non piace l'overline sulle labbra. Però non lo so se la metto bene. Comunque una cosa è certa, la matita per le labbra è fighissima, fa delle labbra belle ma invecchia la faccia. Cioè è ovvio, invecchia. Però ogni tanto mi piace fare la lip combo. E adesso vado a mettere questo. Che continua a rompere. Vabbè. Adesso sono andata anche ad intensificarlo di più, però se fate una passata leggera si colora appena e fa un effetto quasi di lip balm perché è una texture molto ricca, molto idratante e è molto bello. E niente, io ho finito. Forse ho fatto le labbra un po' storte. Devo imparare a metterla meglio la matita alle labbra, se devo essere onesta. Ah, no, ogni volta mi dimentico di dirlo, devo mettere questo. Sarà che non è tantissimo tempo che utilizzo il fissante, fissativo, non so, il gergo tecnico. Prima non lo utilizzavo mai, però quest'estate ne ho veramente bisogno perché fa veramente caldo, il trucco mi si scioglie. E questo qui l'ho mangiato praticamente. Ne ho messo troppo. Questo qui di Make Up Forever è fantastico, veramente fantastico, stupendo. Altrimenti io per fissare il make-up prima di questo qui utilizzavo lei, l'acqua termale di Avène. Quest'acqua termale veramente è il jolly della vita. Voi la comprate, potete utilizzarla in mille modi, sia prima del make-up, sia durante la giornata per rinfrescare il viso, sia per fissare il make-up. Chiaramente non lo fissa come un prodotto apposta per fissarlo, ma a me che piaceva un effetto molto naturale, fresco. Good. È anche fantastico per inumidire la blender quando deve andare a stendere il prodotto in crema. E poi in che altro modo? Ah sì, e poi dopo che avete fatto la detersione del viso potete spruzzarla e togliere tutti i residui di calcare che sono presenti nell'acqua del rubinetto. Quindi è veramente, questo prodotto è eccezionale. Non solo di Avène, ci sono un sacco di marche che hanno l'acqua termale. Io ho sempre utilizzato solo questa qui di Avène, però mi dicono che ci sono veramente tantissimi brand validi che non conosco. Però è veramente un bel prodotto l'acqua termale. Sottovalutato secondo me, perché io non vedo troppa gente parlarne e tra poco devo andare a lavare i miei pennelli. Questo qui devo lavarlo. Metto qui. Ieri avevo fatto una piega mossa ai capelli molto bella e stamattina questo è quello che ho. Dietro sono super mega crespi, ok. Non ho assolutamente intenzione di rifare la piega, piuttosto oggi faccio uno chignon basso così. No, aspettate. Sembra vecchia oggi, così. I miei capignatori sono lisci e mossi, sono mossi. Sono quasi ricci, cioè da piccola li avevo proprio ricci. Adesso non mi torna più il riccio riccio perché sono anni e anni che passo sempre la piastra, quindi si
si è modificata comunque la struttura del capello dopo tanti anni di utilizzo delle piastre, e quindi non ho più i ricciolini che mi sono mossi. Questo che l'avevo messo la cipria? No, a me non piace la cipria. Il glow pazzesco, a parte la skincare che rende la pelle super luminosa, tipo qua, cioè sulla fronte super luminosa, però in questa zona qui il glow lo dà questo prodotto, questo ombretto qui, no, non questo qua, questo qui. Ed è anche molto bello perché, essendo un prodotto in polvere, dà questo glow, però non rende la faccia tipo effetto unto, cioè la rende proprio luminosa. In video non so se si percepisce, dal vivo si vede proprio che la pelle brilla, ma non è per niente grassa. Anche perché c'è sempre differenza, cioè c'è tanta differenza tra la pelle glow e la pelle grassa, unta, brutta. Cioè no, non che sia brutta, però c'è l'effetto di quando metti troppi prodotti che vanno a appesantire la pelle e quindi la rendono con un effetto unto. Però gente su TikTok non lo capisce e insulta chi le persone a cui piace la pelle glowy, perché dicono: "Ah, la pelle glowy è una pelle unta, grassa, che schifo." No, no, that's not true. Non è vero, assolutamente. Ci sono dei prodotti che rendono la pelle naturalmente glowy, luminosa, sana, bella, e ci sono dei prodotti che, messi tutti insieme, appesantiscono la pelle e fanno un effetto unto, oliato, brutto. C'è una grande differenza e io mi batterò per questa cosa. Adesso mancano i profumi. Ah, prima di questo, guardate, mi ha mandato Nux. Come si pronuncia questo brand? Ogni tanto io nella mia vita Nux lo uso da una vita e l'ho sempre pronunciato Nux, però poi effettivamente dico: ma si pronuncerà veramente così? Quando lo dico sui social poi mi viene la paranoia. Ed è bellissimo questo olio per il corpo nella versione rosa. Tra l'altro ancora non l'ho provato questo. Ah, infatti è chiuso ancora. Proviamolo un po'. Ciao. Oh mio Dio. Ciao. Si vede? Vediamo. Troppo poca luce qui per... Vabbè, sembra che non ci sia differenza. Forse ho messo poco, forse la luce non è particolarmente buona. Ma il profumo... Fammelo chiudere, va? Il profumo di questo prodotto... Amazing. Proprio incredibile. Per quanto riguarda i profumini, io ne ho due. Che so... Ho fatto tre, ma in realtà volevo dire due. Che sto utilizzando in questo periodo. Che sono tutti e due di Kajali. Uno è il Vanilla Candy, questo qui, che per chi si ricorda, beh, dubito che ci sia qualcuno di quel giorno, avevo fatto una live in cui lo scartavo perché me l'avevano regalato all'evento, e dicevo: "Mamma mia, che schifo." Cioè, mi faceva proprio schifo sulla pelle, perché appena lo mettete, lo spruzzate, è dolce, ma quel dolce tipo chimico che dà fastidio. Quando poi lo si tiene sulla pelle, prende un odore che è buonissimo. Anche se ne ho pure un altro che ancora non ho mai usato. Allora, nella mia profumi collection qui a Lugano ho questi qua. Ho questo qui, che questo è buonissimo. È buonissimo, ho la versione piccolina, infatti lo spruzzo con cura, cioè non è che lo metto qui.